di stare in una unica piazza, cosa che di solito non accade, soprattutto nel proprio comune, ogni singola associazione si porta avanti l'iniziativa. Invece adesso proprio come in fasi di casi di emergenza ognuno gestisce la propria funzione, in questo caso anche con riferimento alla sensibilizzazione ognuno porterà avanti e metterà in campo delle iniziative diverse, così come indicato dal Dipartimento di Protezione Civile. Va precisato che il Dipartimento ha formato queste associazioni che sono utilizzate a sensibilizzare la popolazione secondo un format di evento ben preciso. Io sono stata la referente del comune di Salerno, del comune capoluogo per l'organizzazione della campagna. Abbiamo iniziato a maggio a organizzarla fino ad arrivare al dettaglio. Adesso ho avuto i rapporti con il Dipartimento in questa fase di organizzazione e ho coordinato le varie associazioni di tutta la provincia. A Salerno potranno partecipare, sono state invitate dal Dipartimento a fare questa campagna con 6 associazioni provenienti da tutti i comuni della nostra provincia, che saranno in piazza con i gazebo forniti dal Dipartimento con il logo Io Non Rischio. È una campagna completamente gratuita, ovviamente, nel senso che il comune non ha nessun impegno di spesa, è una cosa che viene portata avanti completamente sovvenzionata dal Dipartimento con i gadget e i materiali che lui fornirà. E il comune ha ovviamente fornito la propria assistenza e gli spazi, l'occupazione di suolo pubblico, oltre all'organizzazione tramite me e i vari uffici che sono messi a disposizione. Una sinergia importante tra coloro che si occupano proprio di protezione civile. Come sarà il vostro impegno all'interno di questa iniziativa? Il nostro impegno come euro capitano che rimanda questa missione di procedure sarà di tipo logistico. Il nostro gruppo darà supporto logistico alla manifestazione, assicurando il disimpaggio del gazebo e fornendo assistenza ai vari comuni canali che saranno sono sempre più frequenti i fenomeni meteorologici importanti, ma quale consiglio possiamo dare ai cittadini per quanto riguarda queste, se si dovessero trovare di fronte a situazioni del genere? Purtroppo sì, dice bene, il fenomeno del rischio idrogeologico almeno per quest'anno è aumentato del 100%, con tutti gli incendi boschivi almeno che hanno colpito la provincia di Salerno e anche in larga scala l'intera Campania. Per cui tutti quei comuni che si trovano alle pendici di colline o che hanno alle spalle degli impluvi percorsi dal fuoco avranno sicuramente problemi di fango, eccetera. Per cui uno dei consigli più sbrigativi è quello di seguire appunto le televisioni medie, i bollettini medio diramati dal servizio pubblico della regione Campania e cercare laddove ci fosse un problema già manifestato in passato di evitare di stazionare nei piani interrati, piani tecnici. Però è chiaro che non bisogna entrare nel panico e valutare molto la sicurezza dei consigli dei comuni, delle varie protezioni civili di ogni comune, di ogni ente, provvederanno poi a chiamare gli allarmi. Importante è la sinergia tra le protezioni civili dei comuni della Salernitano, quale sarà il vostro impegno all'interno di questa iniziativa? Allora, noi come Comunale di Bellizzi gestiamo l'evento terremoto, perché il nostro comprensorio l'unica attività di soccorso emergenziale potrebbe essere soltanto il terremoto, in quanto non siamo riusciti soggetti a terreni montuosi e nemmeno mari. Quindi abbiamo gestito questo il primo anno della Comunale di Bellizzi e effettua questo intervento così grande e voluminoso. Purtroppo il nostro territorio è un territorio a rischio terremoto. Quale consiglio possiamo dare ai cittadini, consigli immediati nel caso ci dovesse essere un terremoto? Allora, diciamo subito che noi siamo in fascia 2, quindi l'evento terremoto
terremoto sì, può avvenire, però non è come un fascio, cioè da catenamento mesatico, acerno, e quindi però l'informazione a volte aiuta, perché essendo informati uno è già preparato in caso di calamità, interventi e quant'altro. Quindi si dice chi parte preparato è già metà del mondo. Quali consigli possiamo dare in caso di terremoto all'interno di una casa? Cosa bisogna fare? Ok, una, l'applicazione è un'apparenza, quello che bisogna fare al momento di una scossa è quello di stare lontano da oggetti immobili e quindi ripararsi sotto porte, tavoli, non usare scale, non usare ascensori, quindi aspettare che la scossa finisca e poi di sé va qua il piano di protezione civile. E dovrebbero conoscere tutte le famiglie di tutti i territori. Qual è il piano di protezione civile in sintesi, brevemente? Allora, io le dico che sono le bellezze, mi posso manifestare nel mio piano di protezione civile. Noi qua siamo ospiti della protezione civile di Salerno, che penso che sicuramente abbia un suo piano di protezione civile. Noi in questo momento, dico già che lo stiamo già effettuando sul nostro territorio, in primis nelle scuole, i bambini sono tutti con la protezione civile. E dopo stiamo uscendo da questo grande evento di Parapass, anche con eventi all'aperto con il nostro territorio. Cosa si intende per il piano? Il piano comunale di protezione civile è il piano che delimita ogni zona, ok, il primo luogo di assistenza, il primo luogo di accoglienza, il primo luogo di soccorso, macchine operative, arrivo della regione e poi il più importante che fa parte della colonna mobile regionale. Grazie. Anche il comune di Baronissi aderisce a questa importante iniziativa di protezione civile. Come il vostro comune ha sviluppato questo importante progetto? È un progetto veramente molto importante che già veniva svolto nelle piazze del nostro comune negli anni passati. Siamo contenti e felici che si venga a svolgere qui nella città di Salerno. È un progetto per noi molto importante, durante tutto l'anno facciamo delle attività soprattutto rivolte alle scuole su quella che è la prevenzione del nostro territorio, quindi questa sarà sicuramente per noi una giornata molto importante in cui il numero comunale di protezione civile metterà in campo tutte quelle che sono le attività, tutte quelle che sono le pratiche che vengono ad essere svolte durante tutto l'anno sul nostro territorio. Durante l'estate c'è stata una vera e propria emergenza incendi, adesso c'è un'emergenza dopo incendi. Come il vostro comune, per quanto riguarda il rischio alluvioni, si svilupperà determinati progetti? Sì, noi ci siamo attivati subito proprio perché c'è stata una grande emergenza incendi durante tutto il periodo estivo, quindi c'è ovviamente il caso vi sono delle piogge molto forte, c'è il rischio appunto delle alluvioni. Quello che abbiamo fatto immediatamente è quello di fare una mappatura del territorio, di quelle che sono le zone critiche, e fare quindi dei sopralluoghi intervenendo subito su quelle che sono le criticità del nostro territorio, informando appunto la cittadinanza sulle buone pratiche da mettere in campo nel caso in cui vi sia un pericolo del genere. Un'occasione importante, Sindaco, quella di oggi per assegnare un riconoscimento alla protezione civile in occasione dei tantissimi sbarchi dei migranti, ma anche l'occasione per accogliere un nuovo mezzo che servirà soprattutto per la prevenzione antincendio. Come un ringraziamento assolutamente sentito, perché la protezione civile ha svolto una funzione imprescindibile durante la stagione degli sbarchi nel porto di Salerno, conducendo una relazione assolutamente incommiabile. Se non ci fosse stata la protezione civile saremmo andati in gravi difficoltà. Quindi, ringraziamento alla protezione civile, alla Croce Rossa, ma anche alle forze dell'ordine, ai nostri generali, perché hanno svolto un ruolo difficile, complicato, con una grande umanità e grande competenza. La protezione civile, come dicevo prima, è una forza imprescindibile per la città. I giorni faremo anche un'iniziativa, saremo organizzati con una serie di postazioni e
Quindi devo dire che abbiamo intrapreso un cammino che mi auguro possa avere degli ulteriori sviluppi importanti. La protezione civile è un fatto professionale sicuramente, è un fatto di volontariato assolutamente, ma anche un fatto di presa di coscienza individuale che deve essere indotta da buone pratiche e da spiegazioni che devono essere fornite a tutti i cittadini. Anche la domanda all'assessore competente, che sta svolgendo una funzione importante per questo punto di vista, è stata per prima che accompagna una serie di iniziative che sono all'attenzione. Al Lugino siamo riusciti a sbloccare presso la Regione Campania il supporto che noi finalmente siamo riusciti a recuperare per la mia adiacenza. È un supporto in più, è un presidio in più, perché sicuramente la protezione civile sanitaria sarà molto. Grazie.